Ciao ragazzi, come avrete notato, ieri sera da Apple è stata rilasciata la beta 8 di iOS 16. Questo significa che ci stiamo avvicinando al rilascio finale, ovvero della Golden Master, che probabilmente verrà rilasciata esattamente il giorno in cui verranno presentati gli iPhone 14. Perlomeno negli anni scorsi è successo sempre così, la Golden Master si può definire praticamente la versione finale di iOS 16. Altri segnali che ci fanno capire che questa è una delle versioni in fase di completamento e che se andiamo nella schermata di aggiornamento software ci apparirà iOS 16. Perciò il completamento del sistema operativo è molto molto vicino, ci siamo quasi. Per il resto novità da segnalare non ne vedo molte perché iOS ormai è abbastanza perfezionato con tutte le ultime novità, a livello di widget è molto fluido e reattivo, ad esempio se vado ad aggiungere una schermata di personalizzazione vedo che la traduzione è stata anche completata in modo molto molto omogeneo. Anche l'app fitness che nelle prime versioni era mal tradotta, adesso rimane completamente tradotta anche nelle scritte un po' più complesse. Queste qui una volta si trovavano in inglese nelle prime beta. Per il resto nulla di nuovo da segnalare. Se avete già installato iOS 16, vi consiglio di effettuare immediatamente l'aggiornamento, così avrete una migliore reattività e risoluzione dei bug sempre maggiore. Pertanto vi basterà andare su Impostazioni, poi andate su Generali, Aggiornamento Software e se avete ancora la beta 7, ma avete un profilo ovviamente da sviluppatore, riuscirete ad aggiornarla alla beta 8. L'equivalente per i profili pubblici di test dovrebbe essere la beta 6. Se non riuscite a trovarla, aspettate almeno 24 ore. Per questo è tutto e ci sentiamo al prossimo video.